Una zampata di Marco Delle Monache allo scadere regala al Pescara 3 punti di platino per allontanare le polemiche e i venti di crisi. Successo meritato per Plizzari e compagni sulla Viterbese in una gara in cui la formazione abruzzese ha sciupato almeno 5 palle gol. In una partita a senso unico e giocata per 95 minuti nella metà campo ospite. Grande gioia al termine per i tifosi biancazzurri nel giorno in cui è stato ricordato Marco Mazza. Colombo senza l'infortunato Brosco rilancia il centro della difesa Bobe al fianco di Ingrosso. A centrocampo non ci sono grosse novità, mentre in attacco si rivede Colai dall'inizio, ospiti che rispondono con il 3-5-2, in panchina all'esordio il terzo tecnico della stagione Giovanni Lopez. Parte con il piglio deciso il Delfino, che prova a fare la partita, non riuscendo però a creare grosse opportunità dalle parti di Bisogno, che però al 23esimo è miracoloso su un colpo di testa ravvicinato di Cuppone. Primo squillo della squadra di Colombo, che attacca con buona continuità. Al 32esimo Craia mira l'angolino con il portiere ospite, che si salva in calcio d'angolo. Al 34esimo ancora Colai, calcio al volo mandando il pallone fuori però dallo specchio della porta. Preme il Pescara senza soluzione di continuità e arriva ancora ad un passo dall'1-0 con Tupta, che in area si fa ipnotizzare dall'estremo laziale che respinge ancora. Pescara che meriterebbe ampiamente il vantaggio. Il secondo tempo inizia con Vergani in campo al posto di Aloi. Al terzo minuto i tifosi di casa gridano al gol con Cuppone, che davanti alla porta ospite non riesce a correggere il pallone in rete. Pescara che continua a litigare con il gol, visto che all'ottavo Colai con un tiro a giro mette la sfera fuori. Si gioca in una sola metà campo con i biancazzurri però meno concreti rispetto al primo tempo. Colombo si affida a metà tempo a forze fresche con Crescenzi e De Sogus, che prendono il posto di Milani e Colai. Al 28esimo Craia ci prova ancora dalla distanza come nel primo tempo con Bisogno, che dice ancora no. Spazio alla mezz'ora anche a Delle Monache, e sarà questa la giocata vincente del tecnico pescarese in un finale di gara che vede al 40esimo Polidori insidioso per gli ospiti in area pescarese con la palla di pochissimo al lato. Al 90esimo però arriva l'uomo della provvidenza con Marco Delle Monache, che dopo una respinta corta di Bisogno, di rabbia e di potenza, mette il pallone in rete facendo esplodere i 3.000 tifosi biancazzurri, tutti a festeggiare sotto la curva nord per una vittoria che vale oro e che servirà per riportare un po' di sereno in casa abruzzese ad una settimana dalla gara sempre all'Adriatico con il Foggia, per un match che si preannuncia ricco di emozioni e a cui i tifosi biancazzurri tengono davvero in maniera particolare.